Oggi è sabato, è la vigilia di Pasqua e stiamo, anche se non si dovrebbe secondo i canoni degli ebrei lavorare il sabato, ma noi non stiamo lavorando, stiamo dando una mano ai piselli ad avere una capacità di arrampicamento migliore. Come vedete, queste sono le piante di pisello con i fiori che hanno messo, e questo è un fiore di pisello, qui si svilupperà il baccello del pisello e tra qualche giorno. Generalmente le piante di pisello vengono lasciate a se stesse, cioè vengono piantate, poi messe a terra e loro si sviluppano praticamente in 5-10 cm di altezza, come vedete queste piante qui. Queste piante qui però non hanno avuto la necessaria acqua per svilupparsi bene, però il fatto di stare a terra forse le ha condizionate ad avere già i baccelli, come vedete. Questo è un pisello. Ma noi abbiamo pensato che essi potessero avere una capacità migliore mantenendosi più elevati rispetto al terreno, e li abbiamo aiutati con delle canne di bambù e li facciamo avvinghiare sopra le canne e le facciamo alzare ad altezze quasi d'uomo, come si può ben vedere. Queste sono alla nostra altezza praticamente. Nel sottofondo sentite gli uccellini che cantano e nel fondo della strada a 100 metri che passa la tangenziale di Cerignola, che quindi ha una sua brava rumorosità. Ma contornati dal verde riusciamo a mantenere un'ossigenazione del posto piuttosto qualificante. Il 1° maggio abbiamo pensato di dedicare una giornata di qualificazione a Mister e Miss Pisello, oltre a nominare la regina del pisello. Verranno qualificate le piante in quanto a produzione, in quanto ad espansione di rami, e avranno dei premi. Questi premi naturalmente saranno quelli di una considerazione e di un riconoscimento migliore. E se avremo abbastanza iscrizioni, anche a un premio in denaro. Questa è una pianta di gelso bianco, e questa è una pianta di gelso rosso. Sul gelso rosso ci ha fatto la casa degli uccelli che noi sentiamo, sono i chiurletti, e gli uccellini che cantano adesso si sono allontanati, ma torneranno. Questo è Igor che segue i lavori, non si allontana mai più di tanto perché vuole controllare e verificare che i lavori vengono fatti bene. E poi c'è Ridge, il bello di Beautiful. Ridge, fatti vedere. Riggio, Riccio, Riccio. Bravo, girati. Se no non ti vedevano gli amici. Fatti vedere. Ehi, fatti vedere, girati di qua. Riccio, Riccio, Ridge, il bello di Beautiful. Il gran cane si chiama questo qui, perché lui ha già una certa età. Guardate gli zamponi. E qui dall'infanzia è venuto bambino, è stato recuperato da un abbandono di qualcuno che non aveva in amore gli animali e la loro cura, e quindi è tutta la vita che è qui con noi e ci aiuta a produrre il controllo e la difesa del territorio. Grazie Ricci. E poi c'è Igor che è più giovane, è un boxer, è venuto successivamente. Naturalmente deve stare, come dire, in seconda posizione, perché naturalmente il controllo maggiore lo fa Ridge.
però si sopportano, si supportano nella difesa del territorio e naturalmente per noi è un vantaggio, ecco. Bene, poi giusto uno sguardo alle piante della borragine. La borragine è la famosa pianta che sviluppa capacità depurativa per i reni, oltre che per tutte le sue funzioni di protezione cellulare in quanto a carotenoidi contenuti nella sua colorazione. Bene, per il momento ci fermiamo qui, siamo a 4:24, aspettiamo ancora pochi secondi, un'occhiata al campo delle fave che sta un po' lì, 4:14, ancora qualche secondo, un'occhiata alle fave che hanno prodotto già dei baccelli, qualcuno l'abbiamo già tolto e mangiato ieri, un ottimo piatto. Grazie, buona Pasqua a tutti e alla prossima.